Sindaco? Eccolo, eccolo, eccolo. Buongiorno Matteo, Matteo Biffoni, buongiorno. Benvenuto in diretta al Salotto del Bubone. Buongiorno, buongiorno Sindaco. A tutti, buongiorno, buongiorno a te e ai tuoi ospiti e a tutti gli ascoltatori. Fabia Romagnoli, presidente della Fondazione Cari Prato, Andrea Cavicchi, presidente WIP, te lo presento, e Marco Badiani e Giovanni Giusti di Flood, che hanno curato la comunicazione di Crod Prato. Matteo, bene, io molto bene. Scusami, disturbo, ti ruberò pochissimi minuti. Assolutamente, non è un disturbo. Secondo te, io ti starò per chiedere della tua nuova, del tuo nuovo incarico all'ANCI? Assolutamente no. Ce ne frega niente? Ma io penso a te poi, guarda, al mondo normale spero di sì, ma a te penso proprio giusto e onesto. Cioè. Allora, al di là del fatto che la curiosità principale questa settimana del tuo taglio di capelli te l'ho già chiesta lunedì sera da Pagliocca, è fighissimo. Sono veramente, mi sono veramente soddisfatto di me stesso. Sei soddisfatto di tu? Un tirabaci. Sì. Ecco Matteo, vorrei sapere il tuo punto di vista su questo evento che poi si concluderà domani, Crod Prato. Abbiamo dedicato un'intera puntata, abbiamo qui gli ospiti, i protagonisti di Crod Prato, insomma dell'organizzazione di Crod Prato. Vorrei sapere l'amministrazione comunale come si comporta, come si relaziona con un evento del genere. Questo, guarda, ce lo siamo detti all'inizio e ce lo possiamo ridire alla fine. È una roba intelligente, nel senso che in questo momento la città ha bisogno di idee, ha bisogno di gambe poi per farle camminare queste idee, però intanto ha bisogno di idee, di prospettive, di provocazioni, di tutta quella serie di, diciamo, della batteria di proposte che in questo momento l'amministrazione comunale deve necessariamente, diciamo, appoggiare o comunque da starci a fianco, perché nessuno di noi ha la bacchetta magica per affrontare i grandi problemi che le grandi città come Prato hanno. Io sento anche gli altri sindaci più o meno, insomma, cercano di barcamenarsi in quella che è un momento complicato per tutti. Il fatto di avere un'iniziativa sul nostro territorio, mi sembra che è stata quella del Crod Prato, che ha messo insieme idee, proposte, passioni, progetti, provocazioni, a mio modo di vedere è una roba intelligente che poi va utilizzata, va sfruttata, va studiata, va analizzata e va messa poi in pratica per quelle che sono le sue articolazioni fattibili subito e quelle di più a lungo progetto. Così si amministra, io penso, certo. E in ottica di alleanza complessiva, che poi bisogna uscire dal tema del qualcuno fa da solo, come, diciamo, è capitato anche in passato. Qui c'è necessità di una grande, diciamo così, alleanza fra le forze migliori della città che insieme si confrontano, si stimolano, si ritiano quando serve, ma insomma fanno un percorso insieme. Senti, che raccontaci come ci si sente a essere sindaco in questi anni di questa Prato così attiva, così energetica, anche così polemica, come hai detto te. Ma senti, allora io ti dico, la fregatura è la passione, perché fare il sindaco in una città come Prato è una, come dire, una battaglia, sono veramente 24 ore su 24, ci pensi la notte, non ci dormi, sono decisioni da prendere, sono dire, momenti di tensione alta, in tutto quello che vuoi, e soprattutto in una situazione come quella della nostra città, in un'ottica di risorse limitate, perché poi c'è anche, perché fare il sindaco ha tanti soldi non sarebbe nemmeno divertente, perché sarebbe troppo facile, però quello che ti frega, almeno e frega me, la passione, perché poi io c'ho passione per questa città, c'ho passione per la politica e non c'è niente cosa che, diciamo, ti prende di più che fare il sindaco della propria città. Cioè, io se no nella vita potevo fare delle scelte diverse, come dire, rimanevo dov'ero e facevo la mia strada così, però per chi ha la passione della politica, poter amministrare la propria città in un momento in cui è una sfida vera, una vera sfida complicata e difficile, non c'è divertimento maggiore, fammela passare così, certo. Divertimento inteso in senso positivo, e quindi nonostante una fatica bestia, nonostante una roba che non finisce mai, giornate in via alle 7 la mattina e finiscano a mezzanotte la sera, però alla fine è la tua città, è la tua passione, che devi fare, e tu lo fai talmente volentieri e tutta quella fatica che tu fai poi passa, capito? Pronto? Pronto, sì, lo sto aspettando. Eravamo a bocca aperta a ascoltare il discorso. Sono Andrea Cavicchi. No, sì, lo sento da lontano una voce, capito? Sentite che voce cavernicola. Cioè, mi hanno fatto star fuori al freddo perché volevano iniziare la trasmissione senza di me. No, senti, Matteo, il Prato ormai è prossimo alla C Prato, alla Serie D, no? No, certo, ma io penso, guarda, abbiamo prospettive secondo me anche ancora più ambiziose, penso. No, non hai capito, Matteo, non hai capito. La C Prato ormai si sta apprestando.
non solo è vicino alla Serie B, perché ora... No, Serie D. Ah, D, ma D. Cosa stai dicendo? No, in realtà gli abbiamo dato un po' di vantaggio a questi ragazzi. Ah, ho capito. Capisci? Io sono il tifoso, quindi il tifoso è a prescindere ingenuo e, come dire, a prescindere polemico. Ora, io la domenica pomeriggio, se tu mi chiamassi la domenica pomeriggio, o domenica pomeriggio non si capisce più quando si gioca, non rispondi. Un macello, no, io ti rispondo e sono polemico. E per io circa ho iniziato ad andare con mio nonno a vedere il Prato, e circa 30 anni che, no, da bambino no, ma insomma nemmeno gli ultimi 20, che dico, esco dallo stadio dicendo molto spesso: basta, non ci vuoi più, maledetti, accidenta a me quando sono venuto per maledetti toccafondi? Rivolta a toccafondi? No, in generale, io in generale. Dire, indipendentemente da tutto, io esco di lì molto spesso, purtroppo, di una morte nel cuore, perché noi si è vinto il giusto e l'onesto, e esco di lì dicendo la domenica pomeriggio, dicevo, insomma, quando esco la partita, no, non ci torno più a... No, poi dopo il martedì mi passa e torno a essere ingenuo e spero sempre che si vinca il campionato, che si vada a Serie B, eccetera, eccetera, capito? Ecco, funziona così. L'unica domanda seria che mi permetto di farti adesso, in questa Prego. Nostra chiacchierata, ma se il Prato dovesse andare in Serie B, ce l'ha lo stadio o ci tocca andare a giocare a Pistoia o Empoli? Ce l'ha. No, ce l'ha, a parte le battute, una domanda è seria, invece in realtà è l'impianto sportivo nostro, non è a norma questo, cioè non sarebbe a norma per la Serie B. Noi abbiamo stanziato come amministrazione comunale, ora al di là del fatto che sia tifoso per Prato, però certo. Il fatto è una città, la seconda città della Toscana, non abbia l'impianto a norma, è una roba scandalosa. Assolutamente. Abbiamo stanziato un fondo, cioè una risorsa importante, soldi veri, perché diciamo nel momento in cui una parte di lavoro li facciamo subito adesso a ridosso delle festività natalizie, una parte di lavoro li faremo ovviamente a chiusura del campionato, in modo che comunque vada lo stadio certo, sia a norma, certo. Poi dopo indipendentemente dalla diciamo categoria in cui giocheremo, a parte le battute, che lo stadio di Prato sia uno stadio appunto che risponde alla normativa Chiaro. Richiesta, in modo che chiudiamo questa partita. Chiaro. Poi vediamo, io spero di dover essere in difficoltà, mi auguro davvero da sindaco di essere in difficoltà per dover dare un impianto ancora più grande, perché significa che abbiamo palcoscenici più ambiziosi, ecco. Tutto bene lì. Matteo, grazie mille di essere stati con noi, ci vediamo grazie domani a tutti, sera a Crowd Prato. Buono, buonissimo. Buona giornata. Buona giornata a te. Ciao. Ciao.